Grazie per essere qui con noi, per essere riusciti ad arrivare nonostante il tempo, nonostante gli uragani che si prefigurano. Sentando anche altre gente. Che si prefigurano. Io sono Gianfilippo Giannini dell'associazione Nalug e vi do il benvenuto a questo evento. Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile il Linux Day anche quest'anno, ovvero tutti i ragazzi della nostra associazione, permettetemi di farlo per primi, che fanno tutto questo gratis et amore Dei per abnegazione e per passione personale, le aziende sponsor che ci hanno supportato nelle spese di questo evento, ci sarà un, tra parentesi, un coffee break all'11:30 a cui siete tutti invitati, un rinfresco nel pomeriggio, insomma, sono un pochettino di cosettine offerte dai nostri sponsor, che sono Kelion, 7-1 Solutions e il parco tecnologico Tecnapoli, che è locato a Pozzuoli, è un incubatore di aziende anche attive nell'open source. Queste aziende investono quotidianamente e creano business grazie al software libero e all'open source. Poi vorrei ringraziare anche la presidenza della facoltà di ingegneria, che purtroppo il preside, il professor Saladino, non ha potuto raggiungerci oggi per i suoi impegni istituzionali, ma comunque ci invia un saluto, un caro saluto anche tramite il professor Pescapè qui presente. E vorrei ricordare che la presidenza della facoltà di ingegneria ha supportato il nostro progetto di diffusione del software libero permettendoci durante l'anno di tenere diversi seminari integrati con le attività didattiche dei corsi. Nella facoltà di Agnano abbiamo tenuto diversi corsi di installazione di Linux e su Arduino e altre attività che sono state pubblicizzate di nuovo dal professor Pescapè durante le lezioni e da altri professori del Dipartimento di Informatica e Sistemistica. E infine il Comune di Napoli, che comunque anche quest'anno ci ha concesso il patrocinio, di cui ho appena ricevuto lettera autografata dal nostro sindaco Luigi De Magistris, e che comunque ha accolto con favore il nostro invito a condividere con noi oggi la loro esperienza con il software libero. Infatti avremo l'intervento di Felice Balsamo del Comune di Napoli, che ci presenterà le attività del Comune effettuate e messe in produzione grazie al software libero. E in questo Linux Day abbiamo cercato di riassumere tutti gli aspetti del nostro movimento, del movimento del software libero e dell'open source, ovvero la comunità di appassionati e sviluppatori che promuovono Linux e il software libero per interesse, passione ed etica personale, l'università da cui sono scaturiti comunque storicamente gli ideali alla base del software libero, direttamente dalle pratiche di condivisione delle conoscenze scientifiche e dei mezzi tecnologici che sono proprie del mondo della ricerca, e le realtà aziendali che comunque hanno trovato nell'open source un modello fattivo di business e di creazione di valore. E l'ideale di software libero che noi promuoviamo infatti è quello di opportunità, ovvero opportunità per la libera fruizione delle informazioni e delle conoscenze per tutti, l'opportunità per il risparmio negli enti pubblici, che è comunque importante in questo periodo di crisi, come ben sapete. Gli obiettivi di democracy e di avvicinamento del cittadino, comunque alla pubblica amministrazione, attraverso i progetti di open data che il Comune di Napoli porta avanti e altre amministrazioni pubbliche. E l'ingresso nel mondo del lavoro, vorrei giusto una nota, noi l'anno scorso, in seguito al Linux Day 2011, abbiamo offerto 2 borse di lavoro, sempre su attività correlate all'open source, a 2 studenti dell'ITIS Righi, di cui abbiamo oggi il professor Melcarne, che ringraziamo per essere venuto, e sono studenti che quindi grazie al software libero hanno avuto un ingresso nel mondo del lavoro, hanno cominciato a mettere mani su qualcosa di reale e speriamo che il loro percorso professionale continui nel campo del software libero. E inoltre è possibile lasciare e depositare il proprio curriculum per delle borse di studio offerte dall'Enea su tematiche di calcolo parallelo, sempre utilizzando software libero, e le nostre aziende sponsor comunque sono qui a disposizione per raccogliere le posizioni professionali di coloro che volessero candidarsi per eventuali posizioni, insomma, aperte. E dei dettagli logistici, l'accesso a internet prima di tutto, troverete una rete wireless aperta che si chiama Linux Day, e la cui funzionalità è condizionata alla funzionalità di Wi-Fi Unina, che oggi non è delle migliori grazie al tempo inclemente. E come dicevo, ci sono 2 coffee break che sono in scaletta sugli orari.
Per pranzo tutti i partecipanti che si sono registrati alla reception potranno usufruire di un pasto più o meno convenzionato, 5 euro pizza bibita presso un ristorante qui vicino. C'è qualcos'altro? Siamo tutti? Il ristorante si chiama La Bistecca. Grazie a tutti, buon Linux Day, la parola al professor Pescavè. Buongiorno, buongiorno a tutti. Pian piano vedo che le persone aumentano sempre di più, quindi insomma, sono molto contento. Grazie per essere venuti, mi associo ai saluti e ai ringraziamenti che ha fatto Gianfilippo e soprattutto diciamo, ringrazio lui in realtà, perché vabbè, adesso faccio la parte che si deve fare sempre, no? Quella iniziale in cui si dicono tutte quelle cose belle, si ringraziano tutti quanti. Però chi mi conosce qua dentro, perché ci sono almeno il 50% dei miei studenti, e normalmente non è che ringrazio sempre, no? Quindi in realtà oggi diciamo ringraziamo una serie di persone, perché veramente diciamo, c'è da ringraziare una serie di persone, c'è da ringraziare questa. Diciamo, facciamo regali a nessuno. Il problema è che la questione è che in realtà i workshop di cui parlava Gianfilippo prima, che sono stati fatti prima dell'estate, qui vedo alcuni relatori in sala, e l'evento odierno diciamo, sono stati fatti e noi ci abbiamo creduto, perché in realtà la qualità delle cose che loro fanno è una qualità eccellente, per cui merita assolutamente diciamo, l'attenzione di una facoltà come quella di ingegneria e come la facoltà di ingegneria di Napoli. Quindi in realtà non è che noi lo facciamo perché siamo simpatici oppure perché facciamo piacere a tutti, perché in realtà si tratta di un'attività che merita assolutamente di essere in qualche modo sponsorizzata e anche pesantemente. Quindi il primo ringraziamento va a loro che fanno queste cose, poi diciamo alla fine del mio intervento magari fanno un riferimento un po' più preciso a queste cose, ma va ad un gruppo di persone che hanno una passione forte e alla vostra e alla nostra età le passioni sono importanti, diciamo. Uno deve fare in modo che queste passioni si possano crescere, le passioni vanno coltivate, sono importanti. Quando uno poi prende una passione e la fa diventare qualcosa di ancora più importante, nel senso che se riusciamo a fare in modo che le nostre passioni poi diventano anche le cose che riusciamo a fare tutti i giorni, abbiamo proprio vinto. E quindi questa cosa che loro fanno è una cosa importantissima, quindi è evidente che noi dobbiamo necessariamente credere in queste cose. Devo assolutamente ringraziare Piero Salatino, il professor Salatino, il preside di questa facoltà, perché cioè, non ci ha messo un minuto a dire sì, cioè non c'è stato manco bisogno di chiederlo, lui ha detto assolutamente, diciamo, fammi sapere quello che dobbiamo fare e lo facciamo. Quindi va sicuramente un ringraziamento a Piero che ha creduto subito in questo evento, che ripeto, io personalmente ci credo tanto, per una serie, diciamo, per una serie di motivi, diciamo. Sono particolarmente felice oggi perché, come dire, è l'evento a cui ormai da qualche anno partecipiamo tutti quanti, il Linux Day, quindi sono felice perché si tiene il Linux Day e sono felice perché si tiene qui ad Ingegneria, quindi sono felice due volte magari. E ad Ingegneria, che insomma è una facoltà della Federico II, come tutti sapete, che sta continuando a fare egregiamente il proprio mestiere sul territorio, nonostante il periodo per l'università è tutt'altro che facile. Quindi stiamo facendo da un lato, perlomeno ci proviamo, insomma, il nostro mestiere tutti i giorni, cercando di formare i professionisti in tutti i settori dell'ingegneria, perché questa è una facoltà che ha un elevatissimo numero di corsi laurea, non solamente corsi laurea che hanno a che fare con l'ICT. E da un altro lato è una facoltà che è attentissima a quello che succede sul territorio, quindi ancora una volta mi riaggancio a quanto detto prima sul fatto che abbiamo in qualche modo deciso di sponsorizzare questo evento. È una facoltà che è sempre stata attenta a quello che accade sul territorio. E questo evento è qualcosa che accade sul territorio, e quindi è una facoltà che è sempre stata aperta a tutte le cose buone del territorio, e quindi di conseguenza non abbiamo avuto nessun dubbio, diciamo, ad immaginarci una nostra partecipazione in questo evento. Come diceva Gianfilippo, ci sono, diciamo, probabilmente le idee del software libero sono nate in ambito universitario, quindi un'università non può sponsorizzare, non credere fortemente in questi eventi. Avrete sentito in questi giorni si parla tantissimo di valutazione universitaria, di peer review. Noi facciamo un lavoro che tutti i giorni è sostanzialmente quello che è la filosofia di base, diciamo, del software open source. Noi facciamo un lavoro in cui ogni giorno ci immaginiamo delle cose che probabilmente possono far funzionare meglio il mondo che sta là fuori,
E piuttosto che dire ok, questa cosa è fatta bene perché l'ho fatta io, la pubblichiamo in dei lavori scientifici e facciamo sì che questi lavori scientifici possano essere valutati da gente che fa il nostro stesso mestiere. Quindi come vedete c'è un'affinità molto stretta con quello che sono le filosofie alla base dell'open source. E non solo, quello che dobbiamo fare noi quando facciamo il nostro mestiere di ricercatori è anche fare in modo che quello che facciamo noi possa essere ripetuto da qualcun altro, che poi è il principio base della ricerca, che è la ripetibilità del metodo scientifico, cioè qualcosa fatta da qualcun altro deve essere in qualche modo fatta anche da me, se io voglio poter utilizzare i risultati di quella persona e cercare di fare meglio. Quindi è proprio, come dire, un principio di base. Quindi come diceva giustamente Gianfilippo prima, c'è un'affinità enorme proprio con l'attività che facciamo tutti i giorni, indipendentemente dai temi che tocchiamo. Poi il settore dell'informazione a cui appartengo, cioè, come dire, giusto per quelli che non sono del settore, insomma, quindi le lauree in elettronica, in TLC, in biomedica e soprattutto la laurea in ingegneria informatica, c'ha un'affinità diretta con le cose che diremo in questi giorni. Quindi siamo tutti quanti molto attenti a queste cose. Io con le persone che lavorano con me lo siamo ancora di più, perché tutti quelli che stanno qua dentro sanno perfettamente quello che facciamo quando sviluppiamo delle piattaforme per internet. Sono tutte piattaforme che noi sviluppiamo alla realizzazione di queste piattaforme partecipano studenti che non necessariamente stanno facendo la tesi, ci sono tra di voi, sono anche qua dentro oggi persone che vengono nel mio studio e mi dicono voglio partecipare a questo progetto perché mi sembra un progetto interessante, e partecipano sviluppando codice con noi, facendo del testing su questo codice, e questo codice viene messo a disposizione della comunità. Cioè, quindi è qualcosa che facciamo ormai da 15 anni, quindi insomma è esattamente, diciamo, il focus di questa cosa. Io, diciamo, negli anni passati, quest'anno ho questo ruolo istituzionale di aprire la giornata, diciamo. Negli altri anni ho avuto il ruolo, diciamo, di un relatore tecnico. Volevo tranquillizzare la platea, non ci saranno quegli interventi fiumi di 3 ore degli anni scorsi, quindi diciamo, tra poco chiudo. E quello che volevo dirvi è che io sono un convinto assertore di questa, diciamo, di questa giornata. Non lo sono da oggi perché si tiene qua in ingegneria, lo sono da sempre, insomma, cioè lo sono da quando i due marmocci che vedete seduti lì in prima fila non ci stavano nemmeno, insomma. Cioè loro non c'erano proprio quando ho partecipato al mio primo Linux Day, e al primo invito invece di Gianfilippo Carolina era appena nata, insomma, quindi adesso, diciamo, sta qui invece a vedere il pinguino dal vivo, insomma. Quindi il tempo è passato, in queste cose ci crediamo da tantissimo tempo, e ci credo perché anche culturalmente secondo me è un progetto importante. Se voi vi fate un giro su quelli che sono, ieri ho chiesto a Gianfilippo, erano le 8 di sera, mi ho fatto una telefonata, ho detto Gianfilippo, mi mandi una mail con i programmi di Linux degli ultimi 5-6 anni. Perché ho fatto questa telefonata? Perché mi sono guardato il programma, e io penso che questa non è solo la giornata, ce ne siamo già detti un sacco, del software libero, per carità. Sappiamo tutti che cos'è il Linux Day, o Linux Day come l'hanno chiamato loro, visto quello che si tiene a Napoli. Ma io penso che questo in generale è un momento importante per ragionare su tutti quelli che sono i sistemi aperti e sull'importanza dei sistemi aperti e perché un sistema aperto funziona meglio di un sistema che non è aperto. E questo non è solamente un problema di software, non so se mi spiego, cioè non è un problema solamente di sistema operativo. Chi si va a guardare i miei interventi degli altri anni ha visto che io ho parlato, non ho mai parlato del sistema operativo Linux, ma perché probabilmente qua dentro c'è un sacco di gente che ne può parlare meglio di me, oppure perché probabilmente qualcun altro che desse una visione diversa, diciamo, da questa cosa pure ci serviva. Io ho parlato di neutralità della rete, del fatto che la rete deve essere aperta, ho parlato del fatto che è necessario avere un accesso di un certo tipo alle infrastrutture tecnologiche, perché altrimenti non riusciamo a sviluppare un paese. Abbiamo parlato in passato e parleremo sempre di più nei prossimi anni di dati aperti, di open data. Quindi, come vedete, diciamo, il discorso dell'apertura dei sistemi non è qualcosa di semplicemente, lasciatemi dire, legato ad un sistema operativo o ad un applicativo, ma è qualcosa che secondo noi, mi metto in mezzo a voi stavolta, che secondo noi dovrebbe in qualche modo ispirare la filosofia di diversi altri sistemi. Sono un convinto assertore di questa manifestazione, diciamo, questo è il primo motivo. Il secondo, perché secondo me, diciamo, i temi che sono stati trattati sono temi professionalmente di assoluta rilevanza. Cioè, io mi sono guardato il programma, dicevo prima, e ho letto cloud open source, sicurezza di rete e non, ho letto di applicazioni per la pubblica amministrazione, per le PMI e di pubbliche amministrazioni che in tempi non sospetti, quindi non oggi, in tempi non sospetti hanno utilizzato il software open source quando non si parlava di spending review, di crisi, ma perché hanno creduto fortemente in un progetto culturale.
prima che in un progetto economico. Allora è evidente che si tratta di una, a mio avviso ovviamente, di una manifestazione importante, perché culturalmente importante, perché pone delle questioni che sono importanti. Sono un convinto assertore perché penso che chiunque sta qua dentro può sicuramente imparare qualcosa durante queste giornate. E in questo momento che tutti quanti si affrettano e si affastellano, direi, a chiamare di crisi, io purtroppo non la penso così, io non penso che si tratti di un momento di crisi. Io penso che si tratti di un momento di forte cambiamento, non è una crisi, è un forte cambiamento. Che però quando non viene compresa diventa crisi, cioè chi non comprende il cambiamento sostanzialmente non riesce a dominarlo e quando non riesce a dominarlo lo subisce, quando lo subisci va in crisi. Questa è la mia visione. E allora in un momento come questo, dove ripeto, la crisi non è la causa ma è l'effetto, potersi arricchire, io sono felicissimo di vedere un sacco di miei studenti dei corsi di ingegneria informatica, ma non solo, ci sono un sacco di studenti qua dentro. Quando capisci che in realtà tu stai qua dentro non tanto perché devi avere un pezzo di carta, ma perché devi arricchire delle tue competenze, perché quelle tue competenze ti renderanno più appetibile sul mercato del lavoro e ti renderanno una persona più in grado di fare delle cose. Allora tu hai capito che questa è la logica di governo del cambiamento. Cioè questo capisci, ok, qua mi devo mettere in gioco. Questo significa cambiamento, perché questo è il momento che noi stiamo vivendo adesso. Noi stiamo vivendo una crisi perché il momento è un momento che richiede di rivedere un sacco di cose. Chi non capisce questo soffre di crisi. Credo poi che, diciamo, quindi chiudo con la nota romantica, credo che sono un convinto assertore di questa cosa e di un sostenitore, perché non si può non sostenere un gruppo di ragazzi che il sabato mattina, invece di andarsene a fare un'altra cosa, stanno qua dentro, e non solo il sabato mattina, perché lo fanno per tutto l'anno, i ragazze e ragazzi, scusate, ragazzi era per dire, diciamo, una categoria alla quale io non appartengo più, stanno qua dentro e, ripeto, investono pesantemente su una passione. Io penso che la passione sia la cosa più bella del mondo, cioè proprio io spero che voi possiate innamorarvi delle passioni, perché è la cosa, cioè, più bella che ci può essere, perché se poi uno riesce a fare in modo che la passione diventa pure il mio lavoro, avete vinto. Guardate che non succede sempre. Cioè non ve lo dico, cioè, adesso non voglio rovinarvi la giornata, già piove, diciamo. Però non succede sempre. Non succede sempre che il nostro lavoro è anche la nostra passione. Allora se voi riuscite a fare quello che in realtà stanno facendo loro, perché voi qua fuori troverete delle persone che, oltre ad essere brave a spiegarvi come si installa l'ultima versione di Linux, oppure la prima, oppure il Linux più scemo, più quello vicino a quell'altro là che usate sempre, che non posso fare il nome perché... Oltre a fare questo, che potrebbe fare chiunque, lo fanno con passione, questo è importante. Questo è importante. Quindi, ripeto, fosse anche solamente per questo, perché bisogna credere nelle persone che investono le proprie energie nelle cose importanti, io sostengo questa manifestazione, ripeto, l'ha fatto con me tutta la facoltà di ingegneria, in quanto l'ha fatto il preside. Quindi, voglio dire, fosse stato solamente io, sarebbe stato poco importante. Penso di aver detto veramente, chiudo, e se lo so, questo è l'evento della giornata, cioè invece di un'ora e mezzo, 10 minuti forse, non lo so quanto tempo sono stato. Voglio fare una cosa, diciamo, che i ragazzi di Nalug capiranno. Voglio salutare un ragazzo che non ci sta oggi qua, che è Giuseppe Giannini, perché sta facendo una cosa in America in questo momento, sta facendo un'attività di ricerca, e Giuseppe, scusate, ho detto Giannini, Aceto, scusatemi, Giuseppe Aceto. Mi ha chiamato Giuseppe Giannini stamattina, come vedete non sono più ragazzo, mi sa, quindi la testa. Giuseppe Aceto, che in questo momento, proprio per la sua passione, perché uno dei ragazzi che mi ha, diciamo pure il ragazzo mi ha fatto conoscere poi 8-9 anni fa tutto il gruppo di Nalug a Napoli, ha fatto in modo che questa sua passione potesse diventare anche il suo lavoro e che il suo lavoro potesse essere utile a tutti quanti. Con Giuseppe in questo momento stiamo facendo un'attività di ricerca insieme al gruppo di Atlanta, Georgia Tech, su un tema che è molto vicino a quello che vi ho detto prima, sul fatto che le infrastrutture devono essere aperte, e soprattutto aperte e devono funzionare bene. Con Giuseppe stiamo studiando un tema che è quello dell'analisi della censura su internet, perché come sapete, banalmente, se noi ci facciamo un giro con un browser che accede ad internet, ci facciamo questo giro per un po' di paesi del mondo, non è detto che noi da tutti questi paesi riusciamo ad accedere nella stessa maniera allo stesso contenuto sulla rete. Questo è un aspetto che, diciamo, ha diverse implicazioni, no? Ha delle implicazioni economiche, ha delle implicazioni soprattutto però politico e sociale. Quindi stiamo cercando di capire come mettere su dei sistemi informatici, perché noi diamo un contributo dal punto di vista tecnologico, che non sapremmo fare diversamente,
per capire se esistono delle forme di, si dice, censorship, di internet censorship sulla rete. Ce ne sono tante, ovviamente. Cioè non è solamente il problema, che ne so, che la Cina non ti fa andare su un sito o che non ti cancellano un post su Facebook se hai detto una cosa che non potevi dire. Ci sono delle forme che sono molto più subdole, delle forme che sono molto più complicate da intercettare e da comprendere, e stiamo cercando di studiare queste cose. Vi ho detto questa cosa, ripeto, non tanto per fare la pubblicità alle cose che facciamo, perché qua dentro è poco rilevante, non che non sia importante la pubblicità, ci hanno insegnato che è importantissima, ma non era importante oggi, ma era per dirvi che effettivamente Giuseppe A non è qua, lo voglio salutare perché sarebbe stato felicissimo di essere qua oggi con voi, e perché in realtà era un esempio concreto di che cosa significa trasformare una cosa nella quale io credo in una cosa che può diventare il mio lavoro. Grazie ancora di essere qua oggi, speriamo che Giuseppe, che Gianfilippo non ce l'ha tirata questa cosa del tifone, ma dovrebbe, vedo dei pilastri, dovrebbero, questa è un'aula che storicamente ha retto tifoni molto più importanti di quelli che devono arrivare oggi, non ti preoccupare, quindi godetevi la giornata, benvenuti a Ingegneria e spero che possa essere utile per tutti quanti, buona giornata. Allora, buongiorno a tutti, io ringrazio ovviamente il professor Pescapè per le belle parole, soprattutto sentite, e ci fa molto piacere che abbia accettato il nostro invito oggi. Allora, adesso iniziamo veramente, e iniziamo con Walter De Donato. Walter è un ricercatore...